presento, sono Gilberto Rossi, sono ormai da 2 mesi un consigliere federale nazionale della Federazione dei Verdi. Ringrazio tutti per questa presenza questa domenica. Penso che come Verdi, quello di ribadire la nostra necessità sia lapalissiano, perché ci siamo quotidianamente nel dibattito politico, anche se manca la rappresentanza istituzionale. Penso che dobbiamo ripartire dal rapporto con il mondo dell'associazionismo e soprattutto col mondo della società civile. Mi viene da pensare la nostra vicinanza, che pensando ad Alexander Langer, uno dei nostri pensatori di riferimento, a quelli che sono state la lettura del Vangelo di oggi, di questa domenica, parla della Sacra Famiglia. Per chi non l'ha seguita, fa l'esempio di Giuseppe e Maria che mentre tornano verso casa non trovano Gesù. Poi dopo 2 o 3 giorni lo ritrovano. Dov'era? Nel Tempio, perché era nel Tempio che lui stava ascoltando gli scribi, i maestri, per imparare. Poi Gesù con umiltà, come conclude la Sacra Scrittura, torna, tra virgolette, sotto l'egida dei genitori e nonostante lui fosse il Salvatore, si mette ad ascoltare. Io penso che noi, per tornare ad essere grandi e un partito di riferimento a livello italiano, come siamo un partito di riferimento, un soggetto politico di riferimento a livello europeo, dobbiamo tornare ad ascoltare. Io questa settimana ho avuto una settimana abbastanza intensa, come da 10 anni a questa parte, cioè da quando è nato il mio impegno per la Federazione dei Verdi nel Circolo di Ossona, e adesso speriamo che vada bene anche in ambito nazionale. Giusto nel concreto, per quello che accennavo prima nel corso dell'Assemblea Provinciale, il problema delle bonifiche, ma poi soprattutto a livello regionale lombardo il problema delle infrastrutture. Faccio parte anche del Comitato Pendolare della Milano-Novara e l'altro giorno ho avuto l'onore di partecipare anche all'assemblea del Comitato di Valzago contro il terzo e quarto binario. Dobbiamo entrare in queste complessità e non possiamo entrarci a slogan, dobbiamo entrarci con competenza e conoscenza di quello che sta avvenendo. Perché dire no? Personalmente, dopo aver ascoltato il Comitato di Valzago, gli do ragione. Perché è inutile, analizzando quello che è il flusso di merci che si è sviluppato negli ultimi 10 anni, che è anche diminuito, secondo me è inutile, stando ai dati che ho potuto analizzare, l'ampliamento del terzo e quarto binario, soprattutto quando se pensiamo linee importantissime tipo tra Milano e la Milano Mortara, quella che passa da Abbiate Grasso, c'è ancora un binario, Milano Turbigo c'è ancora un binario, quindi dovremmo mettere a sistema questo sistema ferroviario. Poi è ripreso anche, stiamo celebrando anche i 40 anni del Parco del Ticino, primo parco fluviale europeo, e sottolineiamolo questo europeo, perché noi abbiamo un'importanza europea. Io personalmente, mentre adesso stiamo per poco si inaugureranno i lavori della città metropolitana, anche se non sappiamo che tipo di rappresentanza avrà, io vedo molto di buon occhio la proposta della Società Geografica Italiana, che parla di bioregionalismo, andare a riscoprire quello che è il rapporto con la natura. Mi dicono che ho solo 1 minuto, quindi terminerò anche con questa frase: dobbiamo essere tecnologici, ma capire anche quale tecnologia è buona e quale è negativa. Non possiamo essere neutri o prendere tutto come oro colato. Tipo anche il discorso delle smart cities, delle città intelligenti. Certo che lo seguo e lo condivido in parte, perché io penso che come Verdi la nostra forza è anche quella di relazionarci con le comunità locali. Un piccolo aneddoto: c'è stato il Forò di Sant'Antonio. Per me è una cosa importantissima, perché vuol dire quello che accennavo prima del rapporto con il mondo degli agricoltori, che dobbiamo recuperare. Mentre c'è stata Legambiente, una persona di Legambiente, perché poi mi sono relazionato col presidente del circolo di Sebriano di Legambiente, Legambiente aveva chiesto di non fare il Forò di Sant'Antonio per i livelli di polveri sottili che si alzavano il giorno successivo. Quando poi una semplice ditta in un quarto d'ora o il traffico intergenziale in 5 minuti incide di più di tutti i Forò di Sant'Antonio della Lombardia. Chiudo presentando all'esecutivo. Sì, no, sto chiudendo. Volevo chiudere presentando questa, che è una cosa che mi sono sentito di fare, perché come si conveniva, anche se ci sono 2 mozioni, io penso che il lavoro è tantissimo, dobbiamo rimboccarci
le maniche e lavorare, io volevo dare la mia disponibilità in quello dell'ambito della comunicazione e nell'ambito dei trasporti e della mobilità. Quindi lascio il tavolo della presidenza per questo tavolo. Grazie.